L'attività è ripresa a pieno regime, quindi dal 1 giugno saremo aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 19. Abbiamo messo in atto delle misure a tutela sia dei pazienti sia dei lavoratori all'interno e all'esterno della struttura. Per accedere bisogna passare dal checkpoint posto nel piazzale di Villa Caramora, dove viene in prima misurata la temperatura corporea, controllato il corretto posizionamento della mascherina, che è obbligatoria per poter accedere, e disinfettate le mani. All'interno abbiamo diminuito il numero di sedute, calibrato le sale d'attesa rispondendo alle normative attuali per distanze sociali e abbiamo di conseguenza adeguato il tempo delle prestazioni e visite per evitare eventuali assembramenti. Dal 21 maggio in Villa Caramora si eseguono i prelievi per i test sierologici. Tali prelievi vengono eseguiti su prenotazione nella fascia oraria 11-13. Il test viene eseguito con un metodo che risponde ai requisiti richiesti dalla delibera regionale. Il test sierologico, ricordo che secondo indicazioni del Ministero della Salute, non può allo stato attuale sostituire il test molecolare basato sull'identificazione dell'RNA virale dal tampone nasofaringeo. Ad oggi unico strumento diagnostico per determinare l'infezione. Tale test non può fornire alcun patentino di immunità. Noi i risultati li esprimiamo in assenti o presenti. Se il risultato è assenti, significa che non sono stati rilevati anticorpi, ma questo non esclude la possibilità di un'infezione in atto, in fase precoce o asintomatica e quindi relativo rischio di contagiosità. Se invece il risultato è presenti, significa che la persona è stata infettata dal virus SARS-CoV-2, ma non indica se è protetta, per quanto tempo lo è e se è guarita. Il test sierologico quindi riveste una particolare importanza per la ricerca e per la valutazione epidemiologica. Fornisce utili indicazioni per identificare soggetti venuti comunque a contatto con il virus e rappresenta un elemento integrativo per la valutazione del paziente.